Quello che avete appena visto è una mini tesi creata in un solo mese da 5 dei nostri studenti della Masterclass Vento Aureo. L'esercizio era quello di creare uno shot completo e continuativo che richiudesse tutte le abilità che un digital artist deve conoscere, quindi modellazione, texturing, shading, rigging e animazione, e anche un po' di compositing ed effetti speciali. E dunque questa tesina, come del resto le altre due che hanno sempre creato i nostri studenti, hanno come soggetto la fusione tra il mondo animale della natura e il mondo della tecnologia. In questo caso specifico c'è la contrapposizione, il contrasto tra la famosa lentezza della tartarughina contrapposta appunto con la presenza di due propulsori nascosti nel carapace che gli permettono all'animale di volare via, stupendo l'osservatore. Però adesso è il momento di far parlare i veri protagonisti di questo shot, ovvero gli studenti, coloro che hanno realizzato tutto ciò. Andiamo a trovarli. Il mio ruolo nella tesi era quello di supervisor per il progetto che si chiamava Chi va piano non ha un razzo propulsore. Avevo il compito di supervisionare che il progetto venisse portato avanti in maniera ordinata e pulita. La nostra tesi parla appunto di una tartarughina che nasce e dopo i primi passi che compie sulla terraferma succede l'inaspettato, quindi si apre il carapace, escono dei reattori e spicca il volo verso l'infinito e oltre. Durante la tesi abbiamo potuto mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato durante la masterclass e nello specifico il mio ruolo è stato quello di modellatore. Quindi ho modellato la tartaruga del progetto e inoltre mi sono occupato della parte FX assieme a un mio compagno di classe. Il mio ruolo nella tesi è stato quello delle texture artist. Mi sono occupata infatti di fare lo shading e le texture della tartaruga. Ho cominciato prima su ZBrush a fare il polypainting dell'intera tartaruga e poi sono passata su Maya e ho modificato gli shader. La parte più difficile di questo progetto, di questo lavoro, è stato riuscire a ricreare tutti i dettagli in maniera minuziosa della tartaruga. Fortunatamente, avendo fatto il progetto della natura bastarda, avevo già fatto pratica nel dover ricreare una creatura e quindi, nonostante sia stato un progetto difficile, l'abbiamo portato comunque a compimento. Durante questa tesi mi sono occupato di tutta la parte di modellazione del reattore, cioè hard surface. Poi sono passato alle texture, tutte le texture hard surface della scena le ho fatte interamente io. Dopodiché mi sono occupato sia del set dressing di tutto l'environment e anche del lighting. Per quanto riguarda l'environment, cercare di crearlo il più realistico possibile è stato molto difficile, soprattutto la creazione del muschio, in cui ho usato delle card, e riuscire a creare un muschio tridimensionale con delle card non è stato affatto semplice. Ho cercato di crearlo facendo delle composizioni e poi dopodiché riuscire a spalmandole tutte sul suolo. Sono molto soddisfatto di quello che è uscito nella tesi. Credo che sia venuto un bel progetto, un bello spot con un bel lavoro di team in cui siamo riusciti sia in momenti di crisi che in momenti di sintonia tra di noi, siamo riusciti a cavarcela molto bene. Per la simulazione della fluidodinamica di fumi e fuochi ci siamo affidati a Phoenix FD, un plugin di terze parti molto molto potente che è perfettamente compatibile con V-Ray, il motore di render che utilizziamo per tutti i nostri progetti, che assieme a Phoenix è sviluppato da Chaos Group. E per finire, per calcolare l'effetto delle pieghe sulla pelle della tartaruga, ci siamo avvalsi di un software esterno a Maya che si chiama Mash 3D, che ti permette di calcolare in tempo reale effetti come clot, corpi soffici, soft body anche detti, e anche effetti muscolari. Siamo molto contenti del risultato ottenuto dai nostri studenti, perché questo singolo shot ha richiesto diverse competenze che può essere, siamo certi, molto utile in sede di colloquio per la ricerca di un eventuale lavoro da parte dei nostri studenti.